Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Patrick Cantegiovanni con il suo mystery thriller L'altare dell'abisso. Ti racconto un po' la trama. Bevagna. Nella tranquillità apparente della piana Umbra, dove il lago Aiso si incastona tra i campi, la vita di Fedro Soli, un trentenne di Parma, proprio non va. Il lavoro, l'aspirazione, i litigi con la moglie Amalia e la paternità non voluta. Ma nulla è come crede. In pochi giorni Fedro passerà attraverso una scomparsa, un omicidio, antichi tomi di alchimia, personaggi coloriti e una mescolanza di religioni, fino ad affrontare l'ordine degli adepti e il suo scopo finale. Invischiato senza poter scegliere in forze oniriche ed ermetiche, nella potenza dell'amore e del fascino esotico. Ma disperazione infonderà coraggio e istintività, provocandolo affinché concluda il percorso di metamorfosi e abbia la sua personale, al contempo dolorosa, rivelazione. Anche per il lettore dell'Altare dell'Abisso, nulla sarà come sembra, sballottato tra bugie e verità, colpi di scena e ribaltamenti, fintastasi e strappi improvvisi, archeologia indigena e futuro universale. Il mix deflagrante che rende questo mystery thriller un romanzo da assaporare fino all'ultima sillaba. Questa trama ti ha incuriosito? Bene, leggerò per te un frammento estratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! L'altare dell'abisso di Patrick Antegiovanni. Estratto. L'alba del 20 aprile, un cielo vinaccia, annunciava l'arrivo del giorno. Alle 6:22 il sole si era svegliato timido e riluttante per dare inizio a una nuova danza. Pompon di zucchero filato macchiavano il cielo con le code rosate e le teste scure. Una frizzante aria mattutina sferzava pioppi e salici. Fedro, in vestaglia di flanella con fantasia scozzese, fumava una sigaretta in giardino. L'alba lo indorava. I laccetti erano annodati intorno alla vita per non sporcare il pigiama e ripararsi dal fresco. Contemplava il firmamento stravaccato su una panchina in doghe di legno e inserti in ferro, ultimo acquisto di Amalia che con il tempo aveva preso di petto i 3000 metri di spazio verde intorno al casale. Un percorso in legno di bambù prendeva piede con una curva all'imbocco del prato. Terminava all'ingresso di una pagoda in muratura con tetto rivestito di coppi, sorretta da 4 colonnine lisce in marmo, scovate da un rigattiere a prezzo di offerta. Alberi ornamentali e da frutto erano stati piantati dal vecchio proprietario senza ordine. L'anno precedente, Fedro aveva raccolto ciliegie, pesche, mele e albicocche con la passione del novello agricoltore. Lasciava le piante libere di produrre quanto volevano, senza trattarle. Era più uno sfizio che una necessità. E mangiare le proprie primizie aveva un sapore unico, come se fossero più gustose. Al centro del giardino Amalia aveva posizionato un tavolo da esterno realizzato con la parte superiore di una macina, la ballerina in pietra molare, scanalata al basso con al centro l'occhio, dove tempo addietro il grano setacciato veniva spinto dall'alto attraverso la bocchetta della tramoggia. Aveva voluto che il buco fosse collegato a un ceppo rettangolare in pietra tramite un tondino di ferro e il risultato era molto simile a un altare antico. I rami di una magnolia alta 5 metri ombreggiavano le 3 panchine intorno al tavolo e in una fumava Fedro. L'albero infiocchettato di fiori a coppa dello stesso colore di quel cielo mattutino aveva bozzi di foglie tra le fronde. Le corolle panciute terminavano in punte e accompagnavano il risveglio vegetativo della pianta. A ogni scossone del vento i petali appassiti volteggiavano nell'aria come fiocchi di neve bordeaux, ricoprendo il prato ai suoi piedi. Le api iniziavano la giornata succhiando nettare dai calici. Il profumo soave e delicato con note di limone stuzzicava il respiro. Amalia lo trovò perso tra le nuvole che correvano in cielo. Era seduto da un'ora, svegliatosi nel cuore della notte, assetato e sbattuto, non ricordava cosa lo avesse scosso.